nel 1976 hanno bombardato qui e quindi hanno ucciso più di 200 persone. Questo luogo è stato devastato dalla guerra del Vietnam e in questo luogo devastato dalla guerra del Vietnam ancora oggi c'è molta miseria. Padre Domenico, padre Domenico, ha passato 13 anni in carcere ed è stato un grande santo che ha vissuto la sua vita in grazia. Non poteva celebrare la messa, celebrava la messa con un piccolo pezzo di pane e veniva mandato a lui del vino in un boccettino della vita. È un grande esempio e mi diceva che la sua mamma gli disse visitandolo: oggi la tua parrocchia è in questo carcere e la cella è la tua cappella. Vogliamo credere. Santina, buonasera. Siamo in questo centro, un orfanotrofio. Sono 78 bambini, tutti HIV. Vi voglio presentare padre Anthony. Padre Anthony è un camigliano responsabile di tutti questi bambini. Qui in Vietnam il problema dell'AIDS è molto forte e combattono questi bambini con molta forza. A tutti voi che ci seguite chiediamo di darci un aiuto qui dal Vietnam con questi bellissimi bambini. Vi salutiamo tutti e spero proprio di poter portare in Italia un saluto.